La Mostra del Cinema di Venezia assegna un importante riconoscimento ad Antonio Albanese. A lui è andata la terza edizione del Premio di Famiglia Cristiana. Lui, uno dei volti più amati del nostro cinema e della TV, che a Venezia è di casa. A consegnargli il riconoscimento il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Monsignor Davide Milani, e il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, nativo di Bolzano, ma originario delle nostre terre venete di Treviso e Casier di Dosson. Antonio Albanese è qui a Venezia per ricevere un premio importante. Beh, è molto importante. Sono particolarmente proprio orgoglioso perché in questo premio c'è la parola famiglia. E per me la famiglia è qualcosa di sacro, è fondamentale per me la famiglia. La comicità come la tua fa anche riflettere. Cosa ne pensi essere qui a Venezia con questo genere di... Beh, essere a Venezia è sempre motivo di grande orgoglio. Io la prima volta a Venezia con Vesna Va Veloce del grande mio amico Mazza Curati 30 anni fa. Poi sono ritornato con Carlo, poi con Pupi Avati, poi con Gianni Amelio, poi con i fratelli Taviani. Sono stati sempre dei momenti molto belli qua a Venezia, molto belli, e questo è ancora di più. Inevitabile parlare con il premiato anche del suo capolavoro, 100 Domeniche. In 100 Domeniche io leggendo e seguendo un'ingiustizia così spaventosa mi è poi venuta voglia, grazie anche alla solidarietà e anche al sostegno di grandi esperti, di fare questo film, di raccontare questa orribile ingiustizia. Però volevo raccontarla cercando di far notare a noi, al pubblico, quali possono essere le conseguenze. Antenna 3 e Media Nord-Est, insomma, buon tutto e fate sogni internazionali.